Attenzione, perché alla mia sinistra c'è un tavolo ovviamente che si sta prendendo ovviamente, oh, alla grande. Raggiungiamole. Siamo in compagnia della nostra amica che si chiama Debora. Come si chiama? Debora. No, non ci crede più nessuno mai. Del segno della Vergine. Ciao, ho capito che ti chiami? Debora. Arrivi da? Brescia, Lumezzane. Lumezzane, quella mi è sembrato già di incontrare un gruppo che arriva da Lumezzane. Vuoi salutarlo? Ciao, ciao a tutti. Bravo, socievole Debora. Debora, ti sposi con? Marco. Marco? Marco. Sicuro? No, perché non lo so, ragazzi, secondo voi si sposa con Marco? È là! No! Perché secondo me c'è qualcosa di strano in lei. Avete visto? È ancora vestita, questo è strano. No, è che porta un oggetto, io lo toglierei. Le amiche. Ce ne vuoi presentare qualcuno? Scusateci, tutte, ragazzi. Tutte. Come si chiama? Alessia, Jessica, Enrica, Veronica, Stefania, ci manca Francesca, la testimone. Vieni qua. Ma attenzione, perché qui c'è un'invasione. Scusate ragazzi. Ma attenzione, lei è? Marco. Non ho capito. Marco. È veramente così la tua voce? Sì. È incredibile, pensavo che fosse uno scherzo. Marco, ti sposi con Debora? Certo. Bacio. Ragazzi, la vedo dura qui. Secondo me lui te le suona, occhio, te le suona tantissimo. Allora Marco, tu ti sposi con? Jessica. Senza voce Marco stasera, si chiama Jessica la sua futura moglie, si chiama Jessica e arriva da? L'F, lo dico io perché lui senza voce è incredibile. Cos'è successo? Vabbè Debora, non ce ne frega niente, solo questo. Muore qua Marco. Debora, allora vuoi salutare qualcuno a casa? No, è meglio lasciar perdere. Tu vuoi salutare qualcuno a casa? Annuisci. No. Viva gli sposi!